Noni Picoco, un sinodo sulla sinodalità che manca nella comunità ecclesiale. Sembra un po' un controsenso. Cosa è accaduto nella Chiesa dopo il Concilio e per quale motivo? E da dove occorre ripartire? Papa Francesco ci ha detto ad alta voce, in maniera abbastanza chiara, che il sinodo non è semplicemente un evento, cioè qualcosa che ha un inizio e una fine in un momento specifico della nostra storia ecclesiale, ma è una sorta di educazione. E proprio a partire dal Concilio Vaticano II la Chiesa man mano cresce in questa sorta di consapevolezza, questa capacità di capire che lo strumento principale attraverso cui la Chiesa si deve esprimere è appunto la comunione. La grande confusione che noi facciamo quando pensiamo al Sinodo è la pensiamo come una sorta di organizzazione democratica che si costruisce attorno a delle maggioranze e delle minoranze. Non è esattamente così. La Chiesa attraverso il Sinodo non si trasforma in una sorta di parlamento e legifera su alcune cose. È invece riscoprire questa vocazione relazionale profonda che ha la Chiesa, che è appunto quella della comunione, e sapere che proprio quando noi siamo in comunione, ci mettiamo in ascolto di questa comunione, in fondo riusciamo ad ascoltare anche la volontà di Dio. Ecco, Papa Francesco nel messaggio per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali afferma: ascoltare più voci, ascoltarsi, anche nella Chiesa, tra fratelli e sorelle, ci permette di esercitare l'arte del discernimento, che appare sempre come la capacità di orientarsi in una sinfonia di voci. Nella Chiesa si ascoltano veramente tutte le voci? Chiesa, come tutti i consessi umani, diciamo, soffre di quelle che sono anche le patologie, no? Contemporanee. Noi viviamo in una società molto individualista, dove si fa molta fatica ad ascoltare. La prima forma di carità, appunto, è quella di permettere all'altro di poter parlare e accogliere la parola dell'altro. La stessa fatica forse si fa anche all'interno del tessuto ecclesiale. Se il Papa lo dice così chiaramente, significa che anche all'interno della Chiesa abbiamo bisogno un po' di ascoltarci e di ascoltare anche ciò che è molto diverso da noi. Una sinfonia non è un unisono, appunto, è un insieme di melodie diverse, no? di voci diverse. Abituate agli algoritmi dei social che assecondano i nostri gusti, e quindi molto spesso noi, quando viviamo dentro il mondo virtuale, vediamo sempre quello che ci aggrada, quello che ci asseconda, quello che ci fortifica nei nostri gusti, nei nostri punti di vista. Dobbiamo invece fare un cammino inverso, andare controcorrente e capire che dobbiamo metterci in ascolto anche di ciò che è contro anche un po' il nostro punto di vista, allargare la nostra visuale. La diversità è sempre una ricchezza. A proposito di ascolto, quando in particolare ascoltiamo i giovani oggi in Italia? Io credo che noi dovremmo tornare lì dove ci sono i giovani, quindi le grandi agenzie educative, ad esempio come la scuola, l'università, i posti abitati dai nostri giovani sono i luoghi prediletti dove noi dovremmo rimetterci in ascolto. Finché aspettiamo che siano essi a venire all'interno delle nostre comunità, all'interno dei nostri eventi, di quello che noi stabiliamo essere un habitat adatto per loro, potremmo avere sì qualcuno, ma non abbiamo invece un tratto significativo, ecco, della loro voce, del loro pensiero. Qui ci vuole il coraggio di quella Chiesa in uscita che il Papa parla costantemente, no? E uscire fuori e andare esattamente lì dove loro sono. Ecco, tu sei un filosofo, un teologo, ma prima di tutto sei un sacerdote. Visto che parliamo di sinodo e di ascolto, ecco, che ruolo deve avere il sacerdote nella Chiesa sinodale e a che cosa deve rinunciare di quanto possa aver ostacolato il cammino fino ad oggi? Ogni vocazione, ma io mi accorgo sempre di più che anche la vocazione sacerdotale è tale quando è davvero gratuita, cioè quando è spoglia anche di tutte quelle pretese di risultati, quest'ansia da prestazione che a volte anche la figura sacerdotale viene caricata, no? Il sacerdote non deve per forza essere uno psicologo, un sociologo, un tuttologo, un uomo che deve risolvere tutti i problemi sociali, eccetera, ma deve innanzitutto essere quella concreta presenza gratuita della misericordia di Dio. Gesù che cosa ci ha insegnato in fondo? Che la misericordia è essere presenti nella vita delle persone. Ecco, questa quotidianità gratuita, ecco, credo che sia forse il ruolo più autorevole che un sacerdote deve recuperare, quello di esserci, ecco, di non essere assorbito dalle cose da fare, ma di poter offrire innanzitutto la sua presenza. Quindi di ripartire anche un po' dalla sua umanità?
soprattutto perché la grazia di Dio, ci insegna San Tommaso, si poggia sulla natura, e quando la natura non funziona, cioè quando l'umanità non funziona, anche la grazia di Dio non funziona, perché non è magia, appunto, ha bisogno di noi. Ecco, tra i messaggi lanciati dalla televisione pubblica di recente ce n'è uno che potrebbe essere commentato nell'ottica appunto sinodale: diversità o unicità tra le persone? Beh, la diversità riguarda dei gruppi di persone, si è diversi e allo stesso tempo si ritrova una sorta di compagnia, no? Rispetto agli altri, magari lo stesso punto di vista, la stessa appartenenza, la stessa sensibilità di linguaggi, antropologica, eccetera. Quindi la diversità è sempre una scelta comunitaria. L'unicità invece riguarda la persona, cioè ognuno di noi è unico e irripetibile. E anche poi se si ritrova in alcuni gruppi dove si sente più accolto, però non dobbiamo mai uniformarci al gruppo stesso. Cioè dobbiamo capire che l'unicità è quello che ci ha insegnato Gesù, è quello che ci ha insegnato San Francesco. Cioè la santità consiste nell'essere unici, non assomigliare a nessuno. Essere come Cristo significa non assomigliare a nessuno, essere profondamente noi stessi. Il pontefice a più riprese sta valorizzando il ruolo della donna all'interno della Chiesa. Forse anche questo aspetto può influire positivamente nel cammino sinodale dei prossimi anni? Beh, io ultimamente anche davanti a questa domanda che mi viene riproposta in tanti contesti, no? Del ruolo della donna anche all'interno della Chiesa, io vorrei fare questa riflessione e dire che c'è già un ruolo della donna. Se noi togliessimo le donne dalla Chiesa non rimarrebbe quasi nulla della Chiesa, se non un apparato giuridico, ecco, un contenitore. Quindi la presenza della donna all'interno della Chiesa è già una presenza essenziale. Dobbiamo domandarci però se questa presenza, che è già essenziale alla Chiesa, è valorizzata, cioè è messa in un punto che possa illuminare davvero tutta la stanza, per rubare un'immagine al Vangelo, no? Non si accende una lampada per nasconderla sotto il moggio, ma deve essere messa in alto perché illumini la stanza, dice il Vangelo. Allora, che cosa significa mettere in alto? Ecco, questa cosa che già c'è, che cosa significa poter valorizzare proprio in termini di responsabilità, di diversità, no? Credo che questa sia la grande sfida. Quindi non si tratta di fare spazio alle donne nella Chiesa, sono il fondamento. Quando il Papa parla della differenza che c'è tra Maria e Pietro, dice che ovviamente Maria è superiore a Pietro, no? Noi guardiamo le cose invece dall'ottica umana, cioè le guardiamo dalle logiche del potere. La Chiesa non va guardata con lo sguardo umano, va guardata attraverso lo sguardo del Vangelo. Ma proprio perché dobbiamo guardarla attraverso lo sguardo del Vangelo, dobbiamo dire che così come il ruolo di Maria è un ruolo decisivo e preminente all'interno dell'esperienza ecclesiale, forse dovremmo fare la stessa cosa anche, no? Con il ruolo della donna. Quindi valorizzarle di più. Assolutamente, sì. Senza confondere, cioè io credo che una certa deriva femminista abbia fatto questo errore, cioè per poter avere un posto nella società hanno dovuto fingere di essere come gli uomini. Ma una donna deve avere il diritto di essere donna, non di fingere di essere un uomo per poter avere un posto, no? Quindi se dovessimo portare questo nel linguaggio ecclesiale dovremmo dire che non è che per avere un posto nella Chiesa bisogna per forza essere dei preti, perché non è giusto pensare che il prete debba per forza avere responsabilità su tutto. Ci sono delle cose che non sono assolutamente legate al sacramento dell'ordine. Perché queste cose non troviamo il coraggio di condividerle? In conclusione, cosa si aspetta un po' da questo sinodo e con quale spirito bisogna viverlo, secondo lei? Secondo me questo sinodo è semplicemente l'inizio di un percorso, cioè come dicevo all'inizio citando il Papa, non è un evento che deve trovare una sua conclusione, ma deve segnare proprio l'atteggiamento ecclesiale in maniera profonda. Questo ci destabilizza perché noi siamo abituati a degli schemi che ci rassicurano, ma dobbiamo anche dire che i nostri schemi che ci rassicurano non ci fanno pescare più, le nostre reti sono vuote come quelle di Pietro e di suo fratello. E quindi dobbiamo ritrovare invece una novità, che è lo spirito a indicarci questa novità. Ed è interessante che lo spirito, per poterci dare qualcosa di nuovo, ci deve destabilizzare, ci mette in crisi. Ancora una volta, per citare il Papa, dà un calcio al tavolo e fa saltare le carte. Ecco, non dobbiamo avere paura se stiamo percorrendo delle strade meno rassicuranti. Certamente lo spirito sa che cosa sta compiendo. Dobbiamo fidarci.